Allora, bimbi, buonasera. Stasera vogliamo realizzare un bel bouquet di fiori da regalare alla mamma. Vi elenco i materiali che uso, che troveremo in tutte le nostre case: dei cotton fioc, i colori a tempera, un piccolo pennello, un pezzettino di spugnetta da piatti, quelle che usa la mamma per lavare i piatti, e un piattino di carta dove io ho già messo una goccia per ogni colore che mi serve della tempera. Ecco qua. Allora, procediamo. Con il pennellino facciamo il gambo dei fiori e lo facciamo come vogliamo noi. Facciamo tanti piccoli gambi. Ecco qua, così. Poi mettiamo da parte il pennellino e cominciamo ad utilizzare i cotton fioc. Facciamo questo fiore che io voglio rappresentare è il giacinto, che è un fiore coloratissimo ed è bellissimo ed è anche facile da fare. Ecco, facciamo delle piccole stampe con il cotton fioc, come vogliamo, da una parte più robusta, da un'altra meno. Qui facciamo lavorare la nostra fantasia. Ecco qua, ho fatto il giacinto rosa, rosso. Ok, ora cambiamo colore, prendiamo un altro cotton fioc e ne facciamo uno giallo. E stampiamo con il cotton fioc tanti piccoli fiorellini. Ci possiamo ripassare anche sopra e gli diamo la forma che vogliamo, ripeto, eh. Ecco, questo con l'aiuto della mamma potete sbizzarrirvi. A me piace farvi lavorare con la fantasia. Ora lo facciamo, dovrebbe essere rosa, ma somiglia di più al fucsia. Ecco. Così, come se fosse un pennarello, bimbi. Così. Mischiamo l'arancione, ecco qua, voi lo sapete come si fa, ma io ho messo un po' di rosso e un po' di giallo per ottenere il colore arancione e facciamo il nostro fiorellino arancione. Bello, eh? Ne facciamo un altro blu. La mamma sarà contentissima di ricevere questo regalo che insieme a quello di cui abbiamo parlato in videochiamata sarà la festa della mamma più bella da quando siete nati. Ecco qua. Aggiungiamo un po' di fiorellini anche qua. Dov'è il verde? Dove ho il pennello? Ecco. Poi, ecco, l'altro lo facciamo. A me piace farlo rosso, un altro rosso, perché non ho più colori di là. Faccio magari più rosso del primo, così sembra un colore diverso. Ora io avrei pensato di completare questo piccolo quadretto, questo piccolo disegno, facendo un bel fiocco.
E il fiocco glielo facciamo anche rosso. Facciamo così. Come se fossimo andate dal fioraio. Ecco, ora facciamo anche i ricciolini. E per completare l'opera mettiamo un altro poco di colore azzurro e cosa facciamo, bimbi? Lo sfondo, come diciamo sempre. Ad ogni nostro disegno dobbiamo fare lo sfondo. Così il lavoro che abbiamo fatto non sembra piatto. Prendiamo la spugnetta di cui vi ho parlato prima e la intingiamo nel colore e andiamo a tamponare. Così dà l'idea di un bel cielo azzurro. Così. Vi piace, bimbi, questo lavoro? Fatemelo sapere attraverso i vostri messaggini e mandatemi pure i lavori che realizzerete. Leggero e bello. Ora lasciamo lo spazietto per scrivere una bella frase. Che ne dite di scrivere alla mamma più bella del mondo? Oppure alla mamma più brava del mondo? Oppure I love you, mommy, come diciamo noi spesso. Vero? Vi è piaciuto, bimbi? Ciao ciao, un bacio!